circuito internazionale Sagittario va in scena la tappa d'esordio della nuovissima Promo Race Cup, competizione motoristica al via per la prima volta in questo 2023 con il supporto della Demo Race, società affiliata ad ASI, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. In un contorno ampio e variegato, comprendente diverse categorie di moto e decine di team al seguito, nel paddock della pista di Latina giungono in massa soprattutto i piloti delle mini GP, con ben 7 appartenenti alla classe 110 automatica e altri 10 che concorrono nella batteria mista tra i leggeri di Junior 110 e 160. Per la 110 automatica il giovanissimo Flavio La Rocca dell'Academy Crystal Village risulta essere il migliore delle qualifiche al sabato, al termine delle quali mette a segno la pole position con il miglior giro in 1.06 e 627. Il giorno seguente, al suo fianco per la partenza in gara 1, si presentano poi Mario Enrico e Michael Colazzo, con quest'ultimo che sfrutta un buon avvio per lanciarsi in testa al gruppo. All'inseguimento si presenta il pilota dell'M Racing Enrico, mentre La Rocca non si lascia demoralizzare e resta appaiato agli avversari, completando un triello entusiasmante separato da nemmeno 4 decimi. Alle loro spalle, l'altra gara vincente è quella per la sesta posizione tra Brandello dell'Iba Racing e Montebello dell'MB Racing, che dalla foda però si ritrovano entrambi fuori pista. L'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze ai piloti, porta all'inevitabile bandiera rossa e all'omologa dei risultati, con la conseguente vittoria di Mario Enrico davanti alla Rocca balzato secondo dopo un buono spunto su Colazzo terzo. A chiudere c'è poi il duo M Racing composto da Vittorio Cipollaro e Renato Leodato. Mi è piaciuta questa gara, ho cercato di partire spingendomi molto con le gambe, però poi Michael mi ha fregato perché è partito all'interno, quindi nella curva è riuscito a passarmi. Sul rettilineo ho preso la scia e l'ho passato. Mi sono buttato nella bagarre. Io all'inizio ho cercato di spingere con le gambe perché se acceleravo tutto subito si spegneva, quindi tutto a spingermi con le gambe. Poi sul rettilineo ero più leggero, ero in tutti i modi a passare. Però nella staccata mi chiudeva. Cercavo sempre di dare il massimo e rimanervi dietro oppure superarmi in qualche modo. L'interruzione in anticipo di gara 1 non aveva permesso alla Rocca di riscattare completamente la partenza negativa, ma l'avvio di gara 2 offre al pilota numero 86 la possibilità di scalzare Enrico e rimettersi davanti. È infatti proprio ciò che accade in poche curve, con la Rocca che ravviva il duello per la vittoria e si riprende la prima posizione con cui aveva dato inizio alle gare della domenica. Enrico, colto di sorpresa, trova difficoltà nel contrastare le offensive di Colazzo, che per buona parte della gara riesce a piazzarsi secondo, impensierendo anche il leader di gara. La Rocca però mantiene un buon ritmo e scappa via verso la vittoria, lasciando in bagarre Colazzo ed Enrico. Tra i due alla fine la spunta il vincitore di gara 1, mentre dalla quarta posizione in poi resta tutto invariato, con l'aggiunta stavolta di Cristian Montebello in sesta posizione. Il pilota dell'Iba Racing, dopo il forfait della prima prova, mette così a segno i suoi primi punti di giornata. Gara 1 sono partito male perché la moto mi si è quasi spenta. Ho cercato di recuperare quando stavo qua. Cristian è andato troppo sul cordolo ed è scivolato. Io l'ho preso e sono andato troppo largo. Gara 2 è andata piuttosto bene. Siamo partito in quarta posizione. Mi hanno passato. Ho cercato di recuperare l'ultimo giro, però fa niente. La vittoria di gara 2 consente invece a Flavio La Rocca di equiparare il punteggio di Enrico, salendo così al primo posto sul podio di Latina, beneficiando del miglior tempo in qualifica. Allora, prima di entrare in pista ero entrato che o cadevo o primo. Abbiamo fatto la partenza e Mario, il ragazzo, era primo. Vedo il mio compagno che lo passa. Allora Mario va, diciamo, un po' largo. Allora prendo il gas tutto e entro. Dopo un giro 2, in fondo al rettilineo, mi ha ripreso e mi ha ripassato. Allora quando abbiamo fatto il giro, io sono stato dietro, siamo arrivati alla curva e porta sul rettilignone. E là lui è andato molto largo, allora io ho visto che lui andava largo, l'ho passato. A concludere il gruppo delle 110 c'è però anche Lorenzo Poma del team DS Racing, unico pilota appartenente alla classe Junior 4 marce e per questo accorpato ai piloti delle mini GP 160, con la classe leggeri del solo Andrea Mercaldo e gli 8 giovanissimi piloti della classe Junior. Tra questi emerge con il tempo di 1.02.434 la CRG del Pullman Matteo Castiglione, compagno di squadra di Poma, sesto in griglia di partenza, mentre Mercaldo parte dalla nona piazza. A comporre la prima fila, oltre a Castiglione, ci sono poi Tommaso Baldini e Matteo Gannuscio, volti noti del Circus Demo Race. Proprio questi ultimi due dimostrano la dimestichezza in questi palcoscenici, rendendosi protagonisti di una gara intensa e combattuta fino all'ultimo respiro.
Lo spegnimento dei semafori porta infatti subito Castiglione alla difensiva su Baldini, tanto che il pilota del motoclub di Racing parte forte e si mette in prima posizione, mentre anche Gannuscio si accoda ai favoriti. Alle loro spalle resta invece tutto invariato rispetto all'ordine di partenza, tanto che Pome e Mercaldo mantengono le posizioni iniziali, riuscendo però a migliorare di alcuni decimi il loro best lap della giornata precedente. Io sono 110, quindi la partenza mi hanno sfilato quelli dietro, ci ha messo tanto a passarli. Sono riuscito a fare quello che mi hanno detto ieri, 1,4,5, però sono contento adesso. Gareggiare con altri non della mia categoria è strano. Ho provato, all'inizio mi è venuta un po' la cosa di però la loro gara, la mia gara. Ho provato a seguirli un po' all'inizio, i piccolini, che sono più leggeri di me, sul dritto allungano. Io ho dato tutto, ecco, ho fatto quei cambiamenti alla moto che avevo detto che avrei fatto e ho trovato meglio. E mi sono divertito e con una bagarra più accesa è più bello. Per quanto riguarda invece la 160 Junior e dunque la vittoria di gara 1, il trio in testa macina terreno aprendo un divario enorme sugli inseguitori. Separati da appena due decimi all'arrivo, Ubaldini taglia per primo il traguardo davanti a Castiglione e Gannuscio. Ho fatto una bella partenza, sono stato primo fin dalla prima curva e sentivo che avevo dietro il mio avversario, diciamo. Ho fatto sempre le mie traiettorie giuste e sono riuscito a stare avanti e sono contento che ho fatto questa gara. La vittoria di Ubaldini viene però messa in discussione durante la seconda manche, in cui si assiste al ritorno di Matteo Castiglione ma anche al bel sorpasso di Matteo Gannuscio sullo stesso Ubaldini. Il pilota dello Shark Barcaro si assicura così la seconda posizione, risultato apparentemente definitivo visti i distacchi in gara, ma rivoluzionato da una clamorosa caduta del leader Castiglione, scivolato all'ingresso dell'ultima curva di gara 2. Con un finale inaspettato, Gannuscio vince così la seconda prova del giorno, chiudendo il podio davanti ad Ubaldini ed Alessandro Durante del Niva Racing. Ringrazio tutto il team Izzarevo, anche Mattia Gabrielli per i consigli. Gara molto combattuta, un po' i doppiati hanno aiutato la mia strategia. A gara 2 la mia strategia non ha funzionato tanto, però speravo in una gara 2 migliore. A gara 1 potevo fare molto meglio. Per Matteo Castiglione mi dispiace che non riuscirà a finire la gara, mi dispiace. Lo 0 in gara 2 di Castiglione lo porta logicamente ad abbandonare le speranze di vittoria a Latina, con la medaglia che scivola inevitabilmente nelle mani del vincitore Tommaso Ubaldini, primo delle 160 Junior, grazie ad un primo ed un secondo posto di gara davanti a Gannuscio e Durante. Vincono chiaramente le proprie categorie anche Lorenzo Poma ed Andrea Mercaldo, con soprattutto il pilota dei leggeri che sfrutta al meglio le opportunità di gara 2 per vincere la sfida con il cronometro e scendere ancora di 3 decimi rispetto al miglior tempo della prima manche. Questa gara adesso la partenza è andata meglio, in un certo momento ero quinto, sono arrivato sesto, me la sono giocata col numero 33 e ringrazio di essere Racing Enrico che mi ha fatto la moto e Luca che è venuto a gara 1, Luca Fabrizio. Gara 1 è stata meglio, gara 2 c'è avuto pure un problemino alla moto. Non so che è successo, me lo vedete, la gomma dietro. Gli ultimi due giri ho rallentato, però penso di aver fatto bene. Il weekend di gara si chiude dunque con i primi verdetti di Latina che pongono le basi per la stagione 2023, la quale proseguirà il 6 e 7 maggio sul circuito internazionale del Volturno di Limatola, con la seconda tappa della nuova Promo Race Cup.